In questi mesi si è parlato tanto dell'interesse della Juventus per Aouar. È arrivata la decisione definitiva del giocatore. Dopo una stagione negativa e condita di alti e bassi, la Juventus vuole rialzarsi in maniera definitiva e tornare ad essere una delle principali contendenti alla Champions League. La società ha apportato diverse modifiche, a partire dallo staff tecnico fino ad arrivare ai giocatori. Ha salutato l'allenatore Maurizio Sarri per fare spazio al debuttante Andrea Pirlo, che inizia dunque la sua nuova carriera direttamente su una panchina. Importante senza gavetta in club minori. Il centrocampista sembrava l'obiettivo principale, ma con la scelta del nuovo allenatore i piani sembrerebbero cambiato. La Juventus ha monitorato per diversi mesi Houssem Aouar, ma non ha mai tentato l'affondo decisivo per il giovane talento francese. La nuova Juventus partirà da un centrocampo a due, per cui sono più che sufficienti i quattro calciatori attualmente presenti in rosa. Aouar ha atteso per diverse settimane la presunta proposta di Juventus e Barcellona, che erano le due squadre alla quale avrebbe preferito trasferirsi, ma, secondo quanto riportato da Telefoot, non sarebbe arrivata nessuna offerta da entrambe le società e per questo il centrocampista del Lione avrebbe dato il via libera al trasferimento all'Arsenal. Dopo settimane di discussioni, dunque, dovrebbe ufficialmente partire l'assalto dei Gunners per il classe 1998 che ha stupito tutti nell'ultima annata diventando un protagonista anche in Champions League. Indiscrezioni di calciomercato, a proposito di corsia mancina per cui ad oggi il candidato numero uno è Emerson Palmieri anche nel mirino dell'Inter in uscita. Dal Chelsea, sostengono che negli ultimi giorni di questa sessione estiva possa venir fatto un clamoroso tentativo per Theo Hernandez del Milan. Il terzino francese piace molto alla Juve, e immaginiamo pure a Pirlo, ma è certamente difficile da raggiungere. Il club presieduto da Andrea Agnelli può provarci mettendo sul piatto il cartellino di Federico Bernardeschi, ai margini del progetto tecnico e che ha una valutazione intorno ai 30 milioni di euro, più quello, in prestito gratuito con diritto di riscatto sui 10 milioni, di Rugani, anche lui un esubero. Parliamo in sostanza di uno scambio 2 per 1, che a meno di sorprese il Milan, rispedirebbe al mittente. Del resto l'ex Real Madrid, poco meno che 23enne, è un pilastro della formazione di Pioli e un elemento che può rilevarsi decisivo non certo come Ibrahimovic, per il raggiungimento dell'obiettivo Champions. Scambiarlo con Bernardeschi Rugani, non quindi con De Ligt Cristiano Ronaldo, ma potremmo dire Kulusevski, sarebbe una follia e, quando la chiusura del mercato estivo è ormai vicina, Luca Pellegrini lascia la Juventus e si accasa al Genoa. Il comunicato ufficiale del club bianconero. Luca Pellegrini disputerà la stagione appena cominciata nelle fila del Genoa. È ufficiale infatti l'accordo tra la Juventus e la squadra rossoblu per il diritto alle prestazioni del calciatore romano a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2021. Così la Juventus ha reso noto l'accordo con il club di Preziosi per la cessione del talentuoso laterale che giocherà nel Genoa nel 2020-21.